sostenere i compagni davanti ed essere sostenuti dal compagno di dietro, quindi io conterò fino a tre. No, qui bisogna avvicinarci, ragazzi. Avvicinatevi, toccatevi l'uno con l'altro. Ci siamo? Allora, praticamente è molto intimo, come siamo molto intimi in questo momento. Toccatevi per me, ok? Allora, io conterò fino a tre. Ascoltate bene, perché sennò diventa un disastro. Io conterò fino a tre, quello che dovete fare è vi appoggiate sull'altro dietro, quindi ci mettiamo uno sull'altro, vediamo se riusciamo a sostenerci, ok? Siamo pronti? Uno, due, tre, seduti. Allora abbiamo una frangia, riproviamo. C'è la parte nord, si sostiene, perdiamo i soldi. Non crescono, Ok, riproviamo, vai. Mi raccomando, non cadiamo stavolta. Allora, siamo pronti? Uno, due, tre. Appoggiatevi. Sostenete il compagno, sedetevi comodi. Adesso al centro. Evviva! Avete visto che presidente abbiamo noi? Siamo voi i nostri sedi, adesso c'è Alfredo. Bene, allora. Bene, buona giornata a tutti. Allora, questo è il quinto incontro per i progetti di ecobilancio che la Rete ha organizzato. Il primo è stato nel 2011, poi 2012, 2013, 2014 a Campanara. E l'anno scorso non abbiamo avuto la possibilità di farlo, quest'anno dobbiamo farlo reimpostando la competenza. Perché in precedenza gli incontri dei progetti erano quasi una specie di riproduzione in piccolo dell'incontro nazionale LIDE, invece quest'anno abbiamo dato un'impronta più di carattere formale. Allora, gli argomenti che noi abbiamo pensato di sottoporre alla vostra attenzione sono quelli che avete visto, quindi prevalentemente riguardano problemi legati all'approfondimento di tematiche giuridico, amministrative e economiche. L'altro tema è quello che riguarda le relazioni, il benestare all'interno delle realtà di ecobillaggio. Il terzo è quello che riguarda l'autosufficienza, problemi legati all'agricoltura, tematiche quindi di gestione, potremmo dire, della vita materiale dell'ecobillaggio. Queste tematiche le abbiamo scelte all'interno di un piccolo gruppo che poi sono state approvate a livello di direttivo e quindi di conseguenza hanno dato animo a questo incontro. È opportuno che, lo dico per brevissima informazione senza perdere tanto tempo, e lo dico a tutti quanti, che RIVE è un'associazione nazionale che si basa esclusivamente sul volontariato, quindi non c'è, guardi insieme che così almeno ci vediamo tutti qua, si basa esclusivamente sul volontariato, quindi non c'è nessuno di noi che è pagato. Tutto quello che fate e che vedete è esclusivamente dato su base gratuita da parte di ciascuno di noi e è un'associazione che, come tutte le associazioni che si rispettano, hanno un organo, diciamo, dirigente
che comunque risponde esclusivamente all'assemblea, no? Tra l'altro tenete presente che noi facciamo la bellezza di 5 incontri annuali senza considerare tutti gli incontri direttivi, quindi c'è uno scambio, diciamo così, molto costante con quella che definiamo, fra virgolette, l'insieme dei soci. Ora, quindi vi invito, fra virgolette, qualora siate soddisfatti, il discorso vi piaccia, eccetera, eccetera, anche di associarvi alla rete italiana dei villaggi ecologici. Chiuso lo spot pubblicità e progresso, entriamo un po' nel merito delle attività di oggi. Chiederei ai relatori che sono presenti, perché purtroppo qualcuno ancora non c'è, di presentare i workshop, i gruppi di lavoro che oggi andiamo a fare. Comincio io molto rapidamente, ci diamo massimo 3 minuti a testa per questo, io forse sarò anche più breve, cose insolite nel mio caso. Allora, dunque, innanzitutto con Nicolas abbiamo intenzione di affrontare problemi legati a che cosa è utile ad un ecovillaggio dal punto di vista giuridico. Quindi problemi legati a come costruire un'associazione, quale tipo di associazione può eventualmente essere interessante per l'ecovillaggio. Quali sono ovviamente i vantaggi e gli svantaggi dell'essere un'associazione, ONLUS, APS o associazione culturale. L'altro tema è utile e importante per un ecovillaggio costituire una cooperativa di produzione? Sì, no, quali sono i vantaggi, gli svantaggi, le problematiche che sono direttamente collegate con questo? Il terzo aspetto è come portare avanti un discorso di sostenibilità, tra virgolette, economica all'interno di un ecovillaggio? Quali possono essere le problematiche che si possono trovare? È possibile collegarci con altre reti? Sì, no, meglio sì, meglio no, tipo per esempio Genuino Clandestino e via dicendo. Quanto di ufficiale può essere realizzato, quanto di non ufficiale può essere? Quindi entriamo all'interno di questo tipo di problematiche. Questo sarà il tema che sarà trattato da Nicolas e da me. Nicolas è lo fa di professione, sono presidente dell'associazione della comune di Bagnaia, ma Nicolas lo fa di professione, nel senso che lui è consulente e operatore di una cooperativa che si interessa specificamente di associazioni e di cooperative, è un laureato alla Bocconi, qui abbiamo anche un'altra laureata alla Bocconi che è Giorgia, e hanno una formazione economica anche molto consistente, quindi questo è il quadro, no? nel quale noi ci muoviamo, quindi non sono persone improvvisate quelle che mi parlano. Chiuso il discorso. Bruno, insieme a Carol presentiamo un progetto di Ecosofia. L'Ecosofia è una cosa che è stata, un nome che è stato coniato da Arne Naes alla fine degli anni 60, un filosofo, scalatore norvegese, finlandese, non mi ricordo, ed è una, come l'ha coniata lui, come l'ha creata lui, era una forma di ecologia integrale, ecologia profonda lo chiamava, cioè l'uomo che torna alla natura e non è più lo sfruttatore del mondo naturale, ma si considera parte del mondo naturale in maniera egualitaria rispetto ad animali, piante, eccetera, eccetera. Da allora sono nati molti movimenti ecosofici, soprattutto nel nord Europa, Stati Uniti e altre realtà, e l'ecologia profonda ha generato, per esempio, l'ecologia del profondo, quella che noi proponiamo, che è una sorta di riconoscimento di come il mondo esterno, il mondo naturale e il mondo delle relazioni sociali non sia nient'altro che la controparte della nostra interiorità. Noi insegniamo nella vita di ogni giorno la mappa delle nostre relazioni interiori con noi stessi, quindi quello che avviene nel mondo esterno, sia esso la relazione col mondo naturale che con la dimensione sociale, non è nient'altro che la mappa pura, precisa e dettagliata della nostra interiorità. Quindi quello che proponiamo noi è ristabilire delle relazioni chiare tra l'interiorità e l'esteriorità ed educare noi stessi, rieducare noi stessi al passaggio e all'armonizzazione di questa equivalenza. Questo attraverso l'educazione del nostro mondo interiore, quindi della,
della gestione dei sentimenti, del riconoscimento delle emozioni e delle relazioni che noi abbiamo con il nostro modo di vivere le emozioni, quindi la piena capacità da recuperare un po' alla volta con un'educazione sentimentale che è basata sullo studio che ci siamo formati in tanti anni attraverso lo sciamanesimo, quindi con quello che nella tradizione sciamanica era la relazione tra l'uomo, il mondo degli spiriti della natura, comunque il mondo della relazione con gli esseri naturali, gli alberi, le foreste, i fiumi, i laghi, i mari, eccetera, e come questi archetipi, come li chiamava Jung, sono in realtà una parte del nostro cosmo interiore. Da questa relazione fra uomo e natura si ristabilisce quella che oggi è la relazione tra uomo e cultura, quindi quello che noi proponiamo è una cultura della natura, o il recupero di una naturalità della nostra cultura, che poi è un po' la dimensione della tendenza. Questo viene fatto attraverso esperienze, non tanto attraverso teorie o schemi mentali, ma attraverso un'esperienza relazionale di movimento. Porto un piano magari un po' più concreto. Le comunità sono una palestra umana formidabile, possono diventare un incubo, essere in balia di cavalli pazzi, emotivi, personali e quindi collettivi, e ci siamo resi conto, questo ognuno di noi, perché sennò non saremmo qua, che questo cavallo è un cavallo assolutamente meraviglioso, ma che dobbiamo imparare a conoscerlo, a riconoscerlo attraverso la connessione con gli elementi, attraverso la connessione con gli archetipi, e veramente far emergere la matrice di ciò che siamo e non averne paura, e quindi creare un movimento consapevole, un lavoro personale all'interno di un gruppo che sostiene, crea delle opportunità e crea veramente degli spazi di risoluzione e di soluzioni. Bisogna andarci insieme ed è un'esperienza trasformativa per chiunque, quindi buon lavoro per chi verrà e buon lavoro in generale per tutti. Sono Andrea. Alfredo mi ha chiesto di fare un workshop sull'autosufficienza e alimentare soprattutto. Non so se si possa fare un workshop su una cosa del genere, però io la vedevo più come un momento di scambio di esperienze. Noi a Bagnaia la facciamo da una trentina d'anni, in qualche modo siamo sopravvissuti, quindi vuol dire che funziona. E penso che sì, è vero. No, effetti, ma mangia tutto lui. Già convinci di più. E quindi niente, se qualcuno poi ha voglia di scambiare esperienze, forse qualche consiglio, siamo qua. Io oggi purtroppo ci sono solo oggi, mattina e pomeriggio, quindi mi potete contattare solo oggi. Bene. Allora, io farò lo scollocamento, ove per scollocamento si intende non scollocarsi dal lavoro, ma scollocarsi dalle nostre paure, mi collego un po' a Bruno, scollocarsi dalle nostre paure e dai condizionamenti, perché le idee che abbiamo di cambiamento vengono da uno scontento. La scelta di un cambiamento va fatto verso e non via là. Di conseguenza quello che si va a affrontare attraverso questo sollevamento, che parte da Paolo Armani come idea, è stato trasformato da me per una mia preparazione e cultura, per cui la sostanza del facilitatore, mediatore di Neane Mecca. Andiamo a lavorare su quel bisogno di tranquillità interiore, di centratura, proprio per permetterci che le scelte che andiamo a fare nella nostra vita per entrare in una modalità diversa nella nostra vita e a contatto con noi stessi siano scelte consapevoli e profonde. Per cui tutto ciò che ci blocca nel tempo e negli anni a superare, trasformare per fare questo passaggio con una leggerezza maggiore attraverso vari strumenti
che sono sia di conoscenza di sé che di relazione con l'esterno, con le paure che affrontiamo rispetto a un discorso economico e di insicurezza, e tutto ciò che lega a questo, che ci blocca nel vedere che lo faccio come lo faccio. Grazie. Dopo tutte queste bellissime parole, invece noi nel workshop di costruzione ecologica parleremo della filosofia del piccone e della pala, cioè non parleremo molto ma faremo molto azione pratica, quindi l'idea è quella di fare una piccola introduzione sulle costruzioni ecologiche, poi prenderemo piccone, pala, la terra, vedremo come costruire con la terra cruda e probabilmente costruiremo una cuccia per gatti in terra cruda. Chiunque volesse sporcarsi le sue mani e i piedini è benvenuto al corso di costruzione ecologica. Francesca c'è qui? No. Perché Francesca sostituisce questa mattina Andrea Stagliano e fa una introduzione al metodo del consenso. E quindi il metodo del consenso, come voi sapete, è strettamente collegato a una serie di vari altri metodi, per esempio anche la facilitazione, la comunicazione ecologica, la comunicazione non violenta, che poi sostanzialmente appoggiano, sostengono e portano avanti integrandolo il metodo del consenso. Francesca non è qua, ma vi dico proprio due cose molto rapide. Il metodo del consenso si fonda sulla capacità di far parlare ciascuno in maniera sincera e diretta in relazione a tempi certi, a mantenere rigorosamente il tema sul quale si sta riflettendo, sospendendo la decisione laddove vi sono delle condizioni di incertezza, portando avanti o anche di opposizione, portando avanti anche il tentativo di trovare ovviamente un punto che sia di accordo per quanto riguarda tutti quanti. Non è l'unanimità, il metodo del consenso è un metodo che permette anche a chi non è alla fine di questo processo totalmente convinto di astenersi, di farsi da parte, ma di non bloccare l'azione del gruppo. Quindi questo è il metodo che viene applicato in molte comunità, la nostra sicuramente, e che vediamo che funziona. Mi fermo qua. Il cerchio è la base della comunità. Siamo tutti più distanti dal centro. Al centro c'è il grande spirito, il potere, quello chiamatelo come volete. E tutti hanno l'espressione della parola tenendo il bastone in mano. Il bastone circola, non si può interrompere, e circola in senso passando da uno all'altro, non c'è modo di interrompere, siamo costretti all'ascolto. L'ascolto è tanto importante quanto la parola, uno è il maschile e l'altro è il femminile, se non c'è l'uno non c'è nemmeno l'altro, è impossibile la relazione se non c'è l'ascolto. Questo è il modo che facevano gli indiani d'America ed è un modo di essere tutti allo stesso potere, più distanti dal centro ed essere paritetici. Però c'è anche un modo che abbiamo adottato noi per prendere decisioni, che è molto più semplice, non è emozionale, non è mettere in campo le nostre emozioni, ma essere tecnici per arrivare a prendere le decisioni. E questo è molto più strutturato da un'altra tecnica. Sono due cose che sono separate ma insieme. Senza le emozioni non si può prendere le decisioni. Senza le decisioni, con le sole emozioni, non si arriva mai a essere efficaci. Quindi equilibrare questi due momenti è una cosa indispensabile. E lo vedremo. Fabiana. Ciao, io sono Fabiana, mi occupo di Cibiamoci, di sollecitazioni. Sono a Dalto Zacchi, rivoltatela come più vi pare, prima viene lo stomaco e poi viene la morale. Quindi diciamo che, come invece anche dice Virginia Woolf, se non si è mangiato, se non si può pensare bene, dormire bene, se non si è mangiato bene.
quindi faremo un laboratorio pratico teorico di cucina su come sbangare un tonno in cucina, come preparare un pasto completo e nutrire l'acqua. Bene, ci sono altri che tengono forse? Giorgio, scusami. Buongiorno, sono Giorgia, insieme a Jenny presenteremo lì, Beto, vai, lascia la parola a Jenny. Vai. Ti presenteremo questo progetto di Beto, che è nato in partnership con i vari paesi europei, che stiamo portando avanti insieme a Riccardo e a Jenny, come gruppo internazionale, riguarda una serie di metodologie di facilitazione a supporto di nuove idee, nuovi progetti, non soltanto progetti di così tardi, ma qualsiasi iniziativa che sostenga la sostenibilità e che abbia il gruppo al centro, appunto come cellula base. Presenteremo varie metodologie, appunto il progetto ha come prodotto un manuale al quale hanno lavorato varie persone, gli elders, gli anziani, i fondatori di comunità, e appunto una piattaforma digitale nella quale si troverete vari metodi di facilitazione e sostegno delle persone. Sì, diciamo che si chiama incubatrice, in realtà, come proprio per dire, prendiamo quei progetti nascenti e andiamo ad aiutarli a vedere quali sono le difficoltà che possono incontrare, quali sono i passi da fare per poter pensare o provare almeno a renderli più sostenibili, perché il problema più grosso è che 1 su 10 ce la fa. Posso aggiungere un cosino? È molto interessante perché all'inizio è quasi una radiografia del gruppo, nel senso che l'idea è di vedere se per esempio manca la parte della visione o la parte delle relazioni o la parte organizzativa. Quindi è prima una radiografia del gruppo per vedere a che punto stanno e poi è uno step by step, quindi passo per passo come raggiungere i propri sogni e i propri obiettivi attraverso delle azioni pratiche in un certo lasso di tempo. Quindi prima c'è una radiografia del gruppo e poi come arriviamo all'obiettivo attraverso delle azioni pratiche. Se parliamo con parole in inglese, non è che vogliamo fare gli altezzosi, è che lavoriamo in inglese con questo materiale, quindi... Allora, volevo dire che Jenny è l'attuale direttrice del GEN Europa, abbiamo quindi in lei una visione di carattere... diciamo così, europea della questione e della condizione degli ecovillaggi, quindi sono molto contento che sia qui oggi insieme con noi. E dico un'ultima cosa, siccome io tengo anche un altro workshop, che l'altro diciamo è più Nicolas e io di supporto, qui invece lo faccio io, è un workshop che parte dal manifesto Rive, che abbiamo elaborato nel 2010 e che diventa e che è tuttora un diciamo un punto di riferimento del movimento e lavoreremo sulla motivazione nella creazione di un ecovillaggio. Quindi sostanzialmente la motivazione significa cercare di vedere quali sono i valori, gli ideali, ma anche le pratiche che permettono ad un ecovillaggio di sorgere e di stare insieme, perché il problema molto serio non è soltanto l'entusiasmo iniziale quanto poi la continuità nel lungo periodo. E la motivazione da questo punto di vista è decisiva nel tenere insieme un gruppo, quindi elaboreremo e discuteremo di questo. Bene, mi sembra che al momento abbiamo praticamente esaurito la presentazione dei workshop che si terranno oggi. Manca ancora per esempio da questo punto di vista la presenza di Enzo Madieneto, ma lui sarà impegnato domani, quindi per oggi abbiamo sostanzialmente risolto, no, la presentazione dei workshop che saranno attivati. Direi adesso i progetti che sono presenti, 3 minuti ciascuno, di presentare se stessi, quindi adesso non ce li ho tutti a mente, comunque chiedo innanzitutto a voi, no? Agli amici che vivono in Castagnana di presentarvi il nostro progetto. Va bene, Daniel, Miriam, siamo un progetto diciamo di ecovillaggio di comunità in avvio, proprio un nucleo piccolo nelle montagne, nelle Alpi Aquane, in Castagnana, provincia di Lucca. E
Eccoci qua, fino adesso ci siamo un po' concentrati, diciamo, ai primi passi, ai processi più interni. Noi con molto piacere siamo arrivati qui perché per noi è il nostro primo passo, diciamo, di comunicare col mondo, di aprirci un attimo, e io voglio invitare tutti che siano interessati a conoscerci e vederci, di parlate con noi. Allora, innanzitutto il nome del progetto. Il nome provvisorio del progetto è Comunità Monteforato, perché qui c'è il Monteforato nelle acquarie, un bel buco nelle montagne che stiamo affacciando. Siamo situati in un borghetto semi abbandonato di montagna che si chiama Trasilico, quindi non siamo una comunità, un posto, un ecovillaggio isolato, chiuso per sé, ma come si è parlato, come ci ha detto ieri, un po' come diffuso anche, vuol dire che vediamo un po'. Vogliamo essere sì una comunità intenzionale, un gruppo intenzionale, ma anche dentro e in interazione con una comunità residente di 80 abitanti del paese che già ci abitano o che sono rimasti, che non sono andati via. Grazie. Grazie. Bene? Altri? Sono Piero, il progetto si chiama Agricanditella, io attualmente abito a Brescia, il progetto invece lo stiamo sviluppando in Abruzzo, a casa Canditella, per appunto il nome del paese, che è dopo Chieti più o meno. È nato già da una volontà che ho espresso da tanti anni, però in tanti anni non sono mai riuscito a capire qual era il punto di partenza, cioè l'analisi era: in questo mondo mi sta stretto, ho trovato tanta gente che ovviamente partecipava a questa idea, cosa si può fare, e il problema era come partiamo, da dove partiamo, troviamo la casa, troviamo la terra, quando, adesso no, poi io ho i figli, io ho la mamma, io adesso non ho i soldi, e abbiamo provato varie iniziative, finché a un certo punto io e Anna, mia moglie, e anche quei figli, che in qualche modo chi più chi meno sono anche coinvolti, abbiamo pensato di iniziare comunque questa esperienza un po' anche sull'onda di quello che abbiamo appreso con il transition, quindi un concetto un po' diverso solo da ecovillaggio, quindi spinti verso anche le transition town e via dicendo. Siamo stati a Pantarei, partecipiamo a Pantarei appunto al progetto bene comune, eccetera eccetera, e quindi abbiamo detto visto che abbiamo in fila tre o quattro strane sincronicità, che sono conosciuto la persona, ho trovato il posto, ho trovato il posto che ci piace, detto, partiamo con quello che abbiamo, e abbiamo cominciato ad acquistare un terreno, abbiamo quindi 2,5 ettari di oliveto, di terra. Abbiamo preso una casa in affitto, questo è da qualche mese, quindi siamo proprio ancora all'inizio, e abbiamo detto iniziamo. E tutte le persone che oggi, diciamo così, in qualche modo sono in contatto, hanno la possibilità, chi più e chi meno, chi prima e chi poi, di partecipare. Abbiamo cominciato con la formula della società agricola semplice, perché questa ci ha consentito di ridurre molto quelli che sono i costi di acquisto, ci consentirà ovviamente di poter avere un'attività agricola più semplificata, avere meno tartassamenti dalle tasse, perché è una cosa anche importante, avere una legislazione che tutto sommato è meno invasiva per certi aspetti, anche se è dato. Vogliamo partire già dal prossimo anno, oltre che con l'attività agricola, oltre che l'oliveto, e a cominciare la coltivazione dell'orto, dei campi, piccoli frutti, un po' di bosco e qualche altra cosa, anche a mettere delle yurte e cominciare con delle attività di ospitalità, perché per noi è anche importante questo, cioè cominciare ad allargare facendo già delle attività che possano essere delle attività che hanno ritorno. Quindi c'è il progetto, diciamo così, yurta camping, che dovrebbe iniziare al primo aprile.
quando ci chiedono ma in quanti siete, non lo so sinceramente, perché c'è tanta gente che ci dice sì, la cosa mi piace, adesso che ci siete cominciamo a lavorare. Infatti settimana prossima già vengono giù due e vengono giù e si fermeranno una settimana, forse due, e cominciano a fare un po' di lavori e pian pianino, no, e imparano, diciamo così, si fondono con il progetto facendo le cose. Poi ce ne sono altri due, una coppia con un bambino piccolo, e dico sì, avevamo il bambino, però adesso che c'è il posto possiamo venire giù e cominciamo a conoscere il posto, conoscere gli abitanti. La cosa bella è che questo paese è un paese di 1300 abitanti, il terreno è lì vicino, a 5 minuti a piedi, ed è un paese in cui ho conosciuto il sindaco, un paio di assessori, che sono tutti molto sensibili, molto attenti a quello che stiamo facendo. Cerchiamo di muoverci molto con cautela, senza invadere troppo le loro abitudini, però l'idea è anche questa, come dicevamo prima, una comunità ma è anche diffusa, cioè noi creiamo la nostra, ma comunque l'intento è quello di coinvolgere tutto il paese e anche i paesi vicini, perché comunque l'economia è ovviamente un'economia di scambio. L'altra cosa che ritengo importante, interessante, visto che sono in contatto con tanta gente, un po' in tutta Italia, altri ecovillaggi, Pantarei e via dicendo, è quello di rinforzare questa rete di scambio vera, operativa, quindi non solo teorica. Quindi noi di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di yurte, abbiamo bisogno di legna, abbiamo bisogno di fare le piattaforme. Bene, qualcuno di voi le ha? Poi noi che cosa possiamo dare? Ecco, poi magari vedete, poi magari ne parliamo. Che cosa possiamo dare? Cosa possiamo dire? Ecco, cominciare subito con una sorta di scambio, quindi di tra virgolette moneta complementare, se vogliamo anche andare ancora un po' più in là. Quindi ecco, portare anche avanti questa azione, perché io credo che sostanzialmente sì, noi creiamo la nostra comunità intenzionale che è all'interno di un paese come anche il vostro, no? C'è un paese che, però poi c'è tutto il mondo intorno, no? C'è il mondo degli ecovillaggi che è una grande rete che è già un ecovillaggio in sé, e quindi secondo me io sento molto questa partecipazione animica di un progetto, chi in un modo chi nell'altro, e dobbiamo secondo me dare a questo progetto, quindi a noi, alla nostra anima comune, un qualche cosa che la faccia crescere. Quindi se io ho bisogno di marmellata la chiedo a qualcuno che produce marmellata, non la vado a comprare al negozio che fa marmellata, poi andrò anche al negozio se non ce n'è abbastanza, per fare un esempio. Quindi questo è uno degli altri aspetti del nostro progetto. Poi ci sarebbero mille altre cose, so, adesso magari mi fermo qui, poi grazie, no. Grazie. Allora Luigi, facciamo parlare Luigi perché deve andare a fare il turno. Sono in corvette in cucina. Comunque il nostro progetto nasce da tutto un percorso di gruppo e anche personale, giustamente qualcuno si è parlato di me. Noi siamo due famiglie, il progetto è una vita viva, noi siamo due famiglie accomunate dalla particolarità di avere un figlio autistico di tutti e due. E quindi il progetto è nato come un tentativo di trovare una soluzione al problema, soprattutto al problema del dopo di noi, anche quello del durante, ma soprattutto quello del dopo di noi, perché i nostri figli di noi sono incapaci di avere un'autonomia. Quindi. E a fronte di questa ricerca con altre persone, con altre associazioni che avevano cercato di costruire qualche cosa per i loro figli, è avvenuto invece un processo di grande analisi interiore, analisi profonda delle problematiche che sono alla base di questo problema, e alla fine la soluzione è stata, devo dire, un fiume in piena che mi ha e ci ha travolti. Ci siamo resi conto praticamente i capi importanti del nostro progetto, che sono comunque quelli del lavoro di lato, di costituire una comunità, di costituirla in campagna, di avvalersi, di avere rispetto con la natura, di approcciare la vita in maniera molto più naturale e reale di quanto non avvenga oggi. I punti cardine sono sostanzialmente tre. Uno, il principale, devo dire, veramente quello che poi se vogliamo comprendere tutto, è il discorso dell'amore. Nel senso che noi avevamo bisogno di procurarci amore per i nostri figli nel dopovita. E cos'è che ti può procurare l'amore nel dopovita? I soldi sicuramente no. Quindi puoi accumularne quanti ne vuoi, puoi lasciarne quanti ne vuoi, ma in realtà il soldo è qualcosa che spesso travia le persone e le porta verso obiettivi diversi. E la soluzione è semplicissima, cito il famosa massima di Holmgren, che il problema è la soluzione, nel senso che se vai a scavare bene nel problema ti accorgi che la soluzione è scritta nel problema. Il problema
problema è proprio che per ottenere amore l'unica cosa di cui fare è dare amore, è investire nell'amore. E questa regola fondamentale è veramente olistica, devo dire, verso tutti, verso le persone, verso gli animali, verso la natura, fa sì che di sentire bisogno di questa comunità e quindi di cominciare già dentro casa propria a cominciare a coltivare queste relazioni con gli altri. Il secondo punto cardine è l'abbandono della proprietà privata, perché una delle malattie che secondo me affligge l'umanità è l'individualismo e l'egoismo, l'abilità che ne consegue, nel senso che l'essere umano è un animale veramente molto, ancora molto giovane, ancora molto incapace di autogestirsi, e appena viene contaminato da una tentazione che sia di qualsiasi tipo, sicuramente spesso connessa col denaro, perché il denaro ovviamente mette accesso a tutto, quindi alla macchina, al sesso, alla casa, alla vacanza, tutto, al cibo, messo a contatto col denaro ha sempre un grosso rischio di dipendenza, e quindi scatta in lui una molla per cui poi non si accontenta mai, quindi non basta 10, non bastano 100, non bastano 1000, non basta niente. Quindi la prima cura, secondo me, da fare in una comunità del genere è proprio quella di dimenticarsi della proprietà privata, se non in ambiti veramente molto circoscritti. L'esempio di Bagnai a me è piaciuto molto, l'idea della stanza che rappresenta la tua privacy, il tuo mondo, e poi là dentro sai le tue cose, dopodiché il resto è qualcosa di condiviso, da utilizzare, ma non da possedere, non da ostentare. E l'ultimo è che poi è collegato anche col benessere nostro, perché in realtà mi sono reso conto che più noi abbiamo, più abbiamo da difendere, più crescono le ansie, le pressioni su di noi, quindi ci rendiamo infelici noi stessi inseguendo un sogno assurdo, assolutamente irreale, che non è in realtà nella natura umana, non ci dona felicità, perché poi quello che vediamo sotto i nostri occhi è questo qui, il mondo di oggi è soprattutto il mondo occidentale, è molto ricco ma è molto infelice, molto insoddisfatto. Il terzo passo, collegato con i primi due, è che in realtà quello che ci scoraggia, che mi ha scoraggiato fino a oggi, ma che finalmente mi sono liberato di questa prigione, è il pensiero di essere impotente di fronte alla forza della società, del sistema, del capitalismo, di questo sistema mondiale. In realtà ho capito finalmente che noi facciamo l'errore spesso di aspettarci che i cambiamenti avvengano nel corso della nostra vita. E questo è un errore colossale, perché in realtà la nostra vita è un piccolissimo pezzetto della corsa della vita, e non è proprio niente l'unico, e quindi dobbiamo soltanto preoccuparci di una cosa, quella di mettere il nostro mattoncino perché domani questo mondo sia un po' migliore, sia da un punto di vista di relazioni sociali, sia da un punto di vista di relazioni con l'ambiente. Questo dobbiamo fare, dobbiamo rendere la nostra vita utile agli altri che vivono con noi, soprattutto a quelli che verranno dopo, come altri hanno fatto per il mondo, che ci hanno regalato questo anche apparente benessere della società consumistica, ma anche insomma, gli strumenti per poter poi avere. Grazie Luigi. Dove siete? E a quale comunità appartenete? La stiamo costruendo la comunità, il progetto è una vita vita, però la comunità deve ancora sorgere, però siamo due famiglie. Il bambino te che vuole bruciare? Sì. E quanti anni c'è? 13 anni. Magari le domande poi le fate separatamente. Okay. Io vado a cucinare. Sì. Ciao, possiamo. Grazie molto. Io parlo di un progetto, sono Antonio di Tempo di Vivere, parlo di un progetto dentro al progetto Tempo di Vivere, cioè stiamo incubando dei progetti che possono interessare sia la comunità Vive che i nuovi progetti in essere. Si sta parlando di buoni rapporti e buone pratiche con le istituzioni, in questo caso si parla di rifiuti. L'argomento rifiuti per le istituzioni è molto interessante, e hanno trovato in noi, in Tempo di Vivere, alcune soluzioni, anzi l'unica, in questo caso si sta parlando di ramaglie di potatura, e sono partito con l'obiettivo di alimentare il suolo, di rigenerare il suolo, e ho pensato all'humus, e quindi poi alla fine è nato il progetto Vulcan,
sono una parte dei rifiuti per i comuni che non sanno come gestire e molto oneroso, per cui fin dall'inizio ci hanno steso un tappeto rosso. Stanotte, ho ricevuto la conferma che questi 8 comuni qui in zona, quindi si parte dalla piana e si arriva fino alla montagna, si sono uniti in un'unione di castelli, quindi 8 comuni ci hanno interpellato, anzi gli abbiamo rotto i coglioni, fino al punto che hanno capito che avevamo una soluzione. Loro hanno aderito a un bando della regione e hanno preso 30.000 euro per impostare un progetto di compostaggio di comunità. In Emilia-Romagna, forse la prima in Italia, anzi sicuramente, è stato emesso un regolamento dove si può fare compostaggio di comunità. E questo vuol dire, la parola comunità vuol dire piccoli gruppi di persone, cittadini, dei comuni insieme, e tutti quanti possono comunicare, confrontarsi intorno a dei tavoli di lavoro per risolvere il problema dei rifiuti sul territorio, che nella mia testa come vision c'è alimentare il suolo. Quindi il legno di potatura è utile non per il fuoco ma per il compostaggio. Qui dietro ci sono due Vulcan, due prototipi, e sono sviluppati in open source, quindi la domanda di Tempo di Vivere è una richiesta di aiuto a alimentare la nostra casa, la vostra. Nel vostro progetto sicuramente avete bisogno di scaldare le case o di immobili, questa soluzione vi rende autosufficienti, e soprattutto andare a sviluppare tutti una rete a livello nazionale, perché siamo i primi, dove tutti quanti mettono delle idee, delle innovazioni, delle soluzioni, in modo che diventa un progetto collettivo, anche con l'obiettivo, i piccoli comuni sicuramente sono più sensibili, riuscirete a trovare quell'economia locale, perché vuol dire creare lavoro, creare opportunità di scambio con i paesi, con le città. Noi siamo già in contatto con Modena e Bologna, e abbiamo iniziato dal piccolo paese dove noi viviamo. Quindi poi, per chi volesse maggiori informazioni, mi contatto in questi 3 giorni e troveremo il momento anche di fare delle piccole domanda risposta. Molto interessante, grazie a Tempo di Vivere per questa ottima iniziativa. Benissimo, che possa servire a tutti. Sì. Sì? Aspetta, Mino, allora, oltre a voi chi c'è ancora? Ok, va bene. Siamo un piccolo villaggio nella provincia di Cuneo, a Carasco, nasce tra il 2011 e il 2012, siamo un'associazione, una PS, e da quest'anno anche una società agricola, e abbiamo 8 ettari di terra, 2 ettari, una in ristrutturazione, una Alessandro Lemmi di Your Paradise, un progetto di un ecovillaggio che sorge a Montefreddo di Tredozio, in provincia di Forlì Cesena, all'inizio delle foreste cosentinesi. Ad oggi il nostro progetto è inserito all'interno di un bosco, abbiamo un ettaro in affitto dove ci sono impiantate queste 7 yurte, di cui 6 piccole di 5 metri ad uso, diciamo, virgolette, privato, nel senso che comunque sono state acquistate da singoli gruppi familiari, e una centrale in condivisione per quello che sono eventi o anche semplicemente mangiare o spazi comuni. Il progetto è nato non da un disagio ma da un sogno, da me stesso, quindi ho sognato questa cosa, e pur vivendo, tra virgolette, quasi nel lusso, ho pensato che
era necessario ed era, diciamo, uno dei tanti modi probabilmente per poter evolvere, evolvere come singolo, ma evolvere anche come gruppo e anche per lasciare a quelli che saranno, verranno dopo, qualcosa, un'opportunità diversa da quello che poteva essere la società odierna con tutti i suoi limiti che ben conosciamo. Ho due figli, per cui, diciamo, il pensiero era già vivo dentro di me. Il progetto ad oggi dà la possibilità solamente a noi di andarci per piccoli periodi, perché siamo nel bosco, abbiamo gli pannelli solari che alimentano poco l'esigenza di poter caricare qualcosa o avere luci a LED, una stufa all'interno delle yurte, e quindi non abbiamo elettrodomestici, non abbiamo niente. Il progetto però in realtà ha voluto sposare le yurte sia per una questione strettamente economica, ma anche per una questione di transizione come simbolo. Seguiamo la maggior parte di noi lo sciamanesimo e siamo quasi tutti terapeuti, tutti con un lavoro personale di crescita, e ci piace condividere, scambiare, quindi invitiamo sciamani, guaritori un po' da tutto il mondo, e con loro, diciamo, pratichiamo e cerchiamo di capire quali sono state le loro scelte e quali sono quelle che possiamo noi aggiungere a loro in realtà, perché è sempre uno scambio. Il progetto è una cosa molto grande in realtà, oggi ripeto sono solo poche yurte, in realtà siamo all'interno di un contesto di 84 ettari, con già un agriturismo e una fattoria didattica, non sono gestite da noi, ma fanno parte comunque del progetto molto più grande. Siamo pronti già nel cartaceo alla realizzazione di numerose unità abitative ecosostenibili, così come un progetto di agricoltura, per quanto sarà possibile diciamo, rimanere ecosostenibili verso il numero di persone che già ci girano intorno. Non saremo autosufficienti, questo per lungo periodo, perché richiederebbe una capacità di terra molto più grande di quella che abbiamo, per cui già da subito la possibilità di intrecciare relazioni con altre realtà, limitrofe soprattutto, ma anche ad ampio spettro, ci darà la possibilità, diciamo, di creare una rete, un tessuto organico molto più grande e molto più vivo. Facciamo anche parte di un gruppo di ricerca che si chiamerà probabilmente UAN, ed è un, diciamo, un insieme di persone che stanno raccogliendo attraverso le esperienze di altri ecovillaggi e di quelle che possono essere le banche dati o i libri in circolazione, tutta una serie di servizi gratuiti per poter agevolare tutti quelli che si vorranno avvicinare a un discorso di ecovillaggi, come per oggi per esempio la possibilità di mettere yurte in trasparenza assoluta, sfruttando le risorse che la società ci dà, sfruttando le istituzioni e non combattendo contro le istituzioni, cercando sempre una comunicazione efficace e Io pare da essere socio leader. Abbiamo aspetta, sei tu? Scusami, il nome. Io ho esiste, è molto bella, c'è anche un agriturismo, ci sono ettari di terreno, è di riuscire a far diventare appunto una comunità residente di ecovillaggisti. Adesso il ragionamento si sta studiando, cioè comunque intenzionali di coabitazione tra persone. È un processo abbastanza lento, quindi il trovare quello che è poi la sostenibilità economica e giuridica di questa questione
è uno dei temi su cui adesso si sta dibattendo, perché attualmente questa è, dal punto di vista degli immobili, è proprietà di una persona, e quindi mettere in discussione la proprietà, qualcuno di voi l'ha già trattato questo tema, è piuttosto, diciamo, impegnativo. Dall'altra invece a Trento, come un gruppo di cittadinanza attiva, stiamo facendo un percorso abbastanza impegnativo anche lì con le istituzioni, in particolare con il Comune di Trento, per avviare progetti di abitare collaborativo e solidale, di co-housing, se possiamo definirla così, però estesi anche alle opportunità di raggruppare persone che già hanno una loro unione attraverso la legge dell'economia solidale, quindi sono tutte persone che comunque hanno o aziende agricole o si occupano dell'agricoltura in senso, diciamo, riformante, anche, cioè tipologie di agricoltura che voi conoscete molto meglio di me, la permacultura eccetera, e che già sono costituiti in piccoli gruppi di persone che vivono nelle loro aziende agricole, che adesso però vorrebbero riuscire a creare una rete che è, dal punto di vista istituzionale, resa possibile attraverso appunto questa legge dell'economia solidale. Dal punto di vista invece concreto è un trovarsi ogni tanto, periodicamente, per degli incontri, e cercare di cominciare a intessere questo tessuto di mettere a disposizione, quindi condividere esperienze, ma anche poi sviluppo di progetti. Dall'altra, sempre col Comune di Trento, si sta facendo la mappatura degli immobili a disposizione delle istituzioni, per riuscire a trovare alcuni che siano già disponibili per essere messi in comodato d'uso gratuito, quindi questo è l'aspetto, diciamo, interessante di questa sperimentazione, per comunità che stanno formandosi e che hanno progetti socialmente interessanti. Socialmente. Ecco, sono qua ovviamente per imparare il più possibile su quello che sono gli step del processo, perché anche molti di voi hanno detto no, ci si sente portato verso questa realtà di comunità intenzionali, poi di fatto non si capisce, non è chiaro il processo come deve venire. Quindi grazie, senza tutto quello che potete. Bene, grazie. C'erano altre persone qui? Sì, prego. Sono Giovanni Bergamo, siamo ancora prima dell'incubatore, quindi l'idea nasce dal fatto che vorremmo fare un modello per cui guardiamo un po' il concetto della terza età, perché ci siamo resi conto che nella parte finale della vita di tutti esistono le badanti, esistono i ricoveri, e quindi partendo da questa, diciamo, considerazione abbiamo pensato di rifarci a più poco della coltivazione del non fare, e quindi organizzare questa struttura che si chiamerà progetto di Grignana, che è un'area vicino a Grigneo, dove praticamente si deve partire molto prima per preparare il terreno, no? Quindi facendo riferimento alle cascine coloniche dell'Ottocento, dove le famiglie erano costrette a stare assieme, quindi c'era un mutuo soccorso tra le varie persone, noi vorremmo creare un altro dove uno sceglie di starci per una crescita e poi dopo per avere anche questo eventuale mutuo soccorso. Quindi l'idea è un po' questa, partiremo quindi con un discorso di agricoltura naturale, quindi creando un grande orto, un grande frutteto, e dopodiché sarà aperto più soci per cui verranno a raccogliere, coltivare, eccetera, eccetera, eccetera. Avete già un luogo? Sì, abbiamo già un luogo, abbiamo già anche parecchie cose definite, bisogna trovare i soldi, bisogna trovare il luogo dov'è? E il lago di Iseo, non so, credo che una vecchia passerella di fronte, su un alto piano 500 metri. Grazie. Bene, altri? Sì, prego. Ciao. Io sono Mattia di Tribù Universo. Per il singolo per andarsi a vedere, e
basa sul super birding, ma va oltre. Quindi per noi l'idea è proprio vivere insieme come opportunità per continuare il nostro lavoro. E a questo momento abbiamo la possibilità di una struttura, di un terreno vicino Rosignano, a Livorno, come zona comunque quella lì, e che è in gestione e c'è la possibilità di starci probabilmente qualche anno e poi valutare se è possibile acquistarlo o meno. Quindi siamo in questa fase in cui stiamo per trasferirsi. Allora, Tempo Diverso fa parte ormai da anni della rete italiana di Radio. Qui ci sono varie comunità consolidate da tempo, eviterei di presentarci, una comunità della comune di Bagnaia, ovviamente Tempo di Vivere, nel quale siamo attualmente ospitati. Abbiamo poi anche altri progetti di cui parleremo anche questa sera, in modo particolare arriverà la Corte del Vento, Casa dei Venti, Valle Santa, che sono progetti che sono in una situazione di difficoltà. Abbiamo un ecovillaggio tuttora attivo che è il Vignale, quindi c'è la possibilità ovviamente di contattarci direttamente quando voi volete ovviamente avere informazioni in relazione alle nostre esperienze. Bene, sono le 10. Prego. Sì. Se lui che è mezzo. Scusami. Mi sta dicendo che vuole parlare. No. Guarda. Volevo andare avanti, ma. Ti chiedo scusa. Mi dispiace. No. Prego. Poi faccio un'introduzione. Io sono brevissimo perché non sono un bravo oratore. Tranquillo. Allora, l'anno scorso avevo 23 anni. Cos'è successo? È cominciato, ho detto mi piace la campagna. Io vengo dal mare, ero marittimo, lavoro sulle barche e mi piaceva alternare. Sono ligure, prima entroterra della Liguria di Levante. Ho detto ho un orto, mi piace la campagna, mi esprimo un po'. E poi piano piano, andando avanti nella situazione, mi sono arrivate anche le responsabilità. E sono passato attraverso dalla prima azienda che poi ho fondato a un'altra, perché ho dovuto lasciarla perché mi hanno dato uno sfratto. Alla seconda azienda ho alzato un po' la testa dall'orto che comunque stavo mettendo su, che mi dava soddisfazione, e mi sono reso conto che erano passati un sacco di anni e ho detto nel frattempo sono solo sempre io che faccio queste cose con amici, parenti, gente che comunque viene a sostenere questa cosa. E ho cominciato a pensare, insieme anche a altre persone, che l'idea di formare un gruppo era una cosa bellissima. Avere queste persone, poter creare delle energie anche a casa mia. Io mi sposto volentieri, ma questo campo, le cose che ho creato da tenere in piedi, quindi mi rilegavano sempre lì. Piano piano ho pensato che ci vuole un po' di forza e riuscire anche ad andare da altre parti a vedere. Oggi è già la seconda volta, il secondo incontro che vengo, e mi rendo conto che siamo tanti, tante persone hanno fatto tante cose e io voglio imparare a capire come stanno facendo, perché questa energia qua è bello che esploda ovunque. Voglio che venga anche da me, io sono 25 anni, faccio praticamente un contadino, semplicissimo, vorrei meno burocrazie, ma purtroppo a volte le devo fare, se no mi arrestano. E ho bisogno di condividere, voglio imparare a farlo e quindi se sono nel posto giusto voglio assorbire. Tutto lì. Grazie, molto bene. Sì, certo. Sempre con il bimbo. Sì, prego. Io sono Federica, faccio parte di un gruppo, siamo in 7, le Colline Forlivesi, si chiama Ucupa, il progetto è nato 3 anni fa virtualmente perché io e mio marito vivevamo negli Stati Uniti, quindi con altre, una in Germania, una in Albania, quindi ci siamo ritrovati, siamo arrivati da 8 mesi in Italia. E è un po' strano perché abbiamo un posto fisico, la mia famiglia ha un agriturismo e i miei genitori vorrebbero, diciamo, andare in pensione e lasciare alle nuove generazioni, cosa non semplice il passaggio. Abbiamo un posto fisico ma non è detto che sia quello, noi per adesso siamo lì, però stiamo ancora lavorando molto sul gruppo, quindi non è detto appunto che sia quello poi il posto fisico, ovviamente
le persone che non sono della mia famiglia, le altre del gruppo fanno fatica in questo passaggio e relazioni, quindi ci sono tante dinamiche da tenere in considerazione e niente, siamo qua per essere ispirati e condividere. Grazie. Allora, volevo dire una cosa che non è stata detta fino a questo momento, nemmeno nelle comunicazioni. Ci sono tanti bambini e facciamo appello ai genitori di fare condivisione dell'assistenza ai bambini, perché in questo modo c'è la possibilità magari di liberare diverse persone per poter seguire i workshop. Quindi non chiediamo a un genitore o a due genitori di badare al proprio figlio o ai propri figli, ma di costituire un gruppo tra genitori che sia, o anche chi è altro è disponibile al di fuori di essere genitori, per poter in un qualche modo aiutare e fare in modo che le persone che hanno figli possono ugualmente agli altri, o comunque abbastanza ugualmente agli altri, di seguire i vari incontri. Ci sono altre... Sì. È possibile una condivisione degli immobili? Sì, questo si farà verso la fine, si metterà ovviamente un foglio dove chi vuole mette la propria mail. Ci sono altre... Io ho delle comunicazioni da fare. Sì. Allora, cosa numero uno, vedo che ci sono delle persone che filmano e fanno foto, c'è qualcuno di voi che non gradisce essere filmato o essere fotografato, alza la mano. Tutti contenti di ricevere fotografie e film? Lei. Io volevo solo chiedere al nostro bimbo, che ha 2 anni, di non mettere nei social media le sue foto. Ok, solo per capire un po'. Quindi non c'è nessun altro che non gradisce essere fotografato o avere video, perfetto. Questo magari devi chiederlo. Non è mia, ma penso sia per noi, come uno scambio. Cioè praticamente all'interno della vive, non è una cosa che viene messa al di fuori, è per la documentazione sostanzialmente. Poi un'altra. Come si chiama Federica? È giusta la sua considerazione sulla figlia, è un problema che riguarda tutti i bambini. Sì. E siccome per quanto ogni volta si dica che riguarda la rive, poi è inevitabile che le foto finiscano su Facebook perché si trovano, credo che la cortezza di non fotografare i bambini vada presa come regola condivisa. Sì, cioè, se non se, se da di dietro o in gruppo, così non c'è fare un po' i primi piani proprio. Ok, un'altra cosa, volevo condividere delle parti del programma che non comprendono i workshop, quindi su quella tabella lì avete tutti i workshop e gli orari dei workshop, però per esempio dalle 7 alle 8 di mattina c'è il risveglio mattutino, quindi chi vuole fare esercizi di risveglio dalle 7 alle 8, poi scusate se lo guardo sul telefono, ma dalle 2 e mezza alle 3 abbiamo i giochi di community building. Quindi praticamente l'idea è che attraverso dei giochi che non puntano alla competizione ma alla cooperazione possiamo vedere le dinamiche di gruppo e vedere come attraverso la cooperazione possiamo risolvere dei problemi o attraverso il gioco. Poi abbiamo dalle 7:15 alle 7:45 cura del corpo e dello spirito, pratiche e massaggi, quindi chi gradisce essere massaggiato o massaggiare. In alternativa abbiamo il cerchio emozionale con liberi incontri di condivisione emotiva. Poi questa sera dalle 9 alle 10:30 c'è un incontro, un fishbowl, che si chiama Quando il viaggio si ferma. È un fishbowl di condivisione tra chi ha partecipato a progetti di ecovillaggio che si sono fermati, facilitato da Bruno. E domani sera invece, alla stessa ora, avremo un momento di condivisione tra i vari progetti di ecovillaggio. Vuoi spiegare cos'è il fishbowl? Il fishbowl è praticamente uno strumento per cui si siedono le persone al centro, i diretti interessati, e lasciano 2 posti vuoti. Quindi i relatori si siedono al centro e vengono lasciati 2 posti vuoti. Si inizia la discussione, chi vuole partecipare alla discussione entra, si siede nel centro, fa una domanda, una considerazione, poi lascia il posto a qualcun altro. Quindi la discussione avviene nel centro, però le persone intorno possono partecipare alla discussione entrando nel centro, facendo una domanda o una considerazione e poi uscendone fuori.
E per ultimo volevo prima cosa ringraziare tutti quelli che hanno organizzato questo incontro, da Alfredo, Fabiana e in particolare le persone di Tempo di Vivere per l'accoglienza che ci hanno riservato da oggi e tutta quella che ci faranno fino alla fine dell'incontro. Ah, oh. Quindi entriamo in pausa, com'è Alfredo? Io direi fare i luoghi, i nomi dei... Per chi non conosce, scusami, non ho capito. I nomi dei differenti posti dove si fanno allora, voce. I nomi dei luoghi sono praticamente Stalla, Gazebo 1, Gazebo 2, Ristoro e Cerchio. E dove? Cerchio è questo, la Stalla è questo edificio qui di fronte, il Gazebo è questo tendone bianco che verrà diviso in due aree, Gazebo 1 e Gazebo 2. E l'area ristoro dove mangiamo. Okay. Io direi di fare un momentino di movimento. Vai col movimento. Un tiro di movimento. Armonizziamo. Vai. Allora, ciao a tutti, sono Francesca, scusate tardi stamani. Scusa Rico, sì? Francesca è la presidente Rive che è appena uscita ed è stata diciamo così insieme con tutti noi, ma grazie anche e soprattutto alla sua capacità, quella che ha permesso alla Rive di decollare in maniera davvero così. Grazie. Allora, in maniera abbastanza veloce e scattante, deve essere rapida, ok? Diciamo come ci sentiamo in questo momento, accompagnando questo sentimento a un'espressione corporea. E una volta che la persona lo fa, tutto il gruppo ridice la stessa emozione e ripete il gesto della persona che l'ha appena fatto. Questo serve un pochino, diciamo, per metterci nei panni degli altri e sentire l'energia del gruppo com'è. Puoi cominciare? Ok, solleticata. Ah, il nome? Martina. Ok, vado. Solleticata. Roberto, ispirato. Ispirato. Mi chiamo Nicolò e sono molto speranzoso. Sono in amore. Sono curioso. Paolo. Miriam. Sono fiducioso. Sono felice. Felice. I nomi. Alfredo. Sono curiosa. No. Sono perso. nome. Luigi. Shanti, riequilibrio. Sono Consuelo e sono aperta. Sono Claudio e sono onorato. Sono Mattia e sono in risveglio. Sono Giorgio e sono curioso anch'io di conoscere di abbracciarvi qui. Sono Alessandro e sono pronto a dare e a ricevere. Sono Marco e sono a Crema. Sono Giorgio e sono carica. Sono Giorgio e ero carica, ma è la prima. Era connessa. Cinzia e risveglio. Sono solare. Mario e sono pensiero. Mario e sono pensiero. Sono Laura e sono contenta. Sono Chiara e sono emozionata. Emozionata.
sono Fabiana e sono raffreddata. Sono Marco e sono coccoloso. Sono Piero e sono grato. Sono Luca e sto tirando e allungando le mie idee. Sono Marta e sono molto in ascolto. Sono Enrico e sono quasi movimento. Sono Riccardo e sono giocoso. Sono Vincenzo, sono presente. Sono Daniel e sono pronto. Sono Massimo e sono in azione. Massimo, sono in azione. Lei, la bimba? Sono Guido e sono... Sono Giulia e sono molto curiosa in ascolto. Sono Giovanni e sono solo Minare. Io sono Katia e ci sono qui. Io sono Sara e sono in un vortice. Io sono Federico e sono molto 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 interessato. Ci sono anche loro, Vengono. Vai, Nicoletta. Frizzante! Io sono Federico e sto ancora dormendo. Io sono Mario e vi accolgo tutti con un grande abbraccio. Sono Mario e vi accolgo tutti. Carlo sta dormendo. Non ci avevo pensato. Io sono in connessione con tutti, parlo con tutti e faccio tutto. Ok, va bene. Io sono Francesca e sono lanciata. Bene, direi che possiamo fare la pausa, un quarto d'ora, adesso sono credo le 10:15, c'è qualcuno che mi smentisce? No, per noi sono 10:13. 10:13, allora 10:13, allora diciamo che alle 10:30 direi, o 10:40, diciamo 10:40, cominciamo con i 45, cominciamo con i workshop, d'accordo? Quindi anticipiamo di mezz'ora, perché così ci diamo un po' più di tempo, che forse abbiamo bisogno per poter stare anche un po' più tranquilli e fare, va bene? D'accordo? Quindi diciamo alle 45 ognuno nei luoghi dove preferisce andare ci si ritrova, quindi la stalla è qua, là c'è il ristoro, questo è il tendone, ci sono i due gazebo. Le persone vengono direttamente, ai workshop vengono direttamente.